La coesione digitale è un obiettivo ineludibile di un'Europa inclusiva e di un'Europa che renda i cittadini europei uguali. Oggi la dimensione digitale è una dimensione assolutamente rilevante per la vita di ciascuno di noi, dal momento in cui si studia, al momento in cui si lavora, alla fase anche delle malattie, al semplice eh, relazionarsi affettivamente con persone care che sono eh, lontane eh, dal luogo in cui si vive. E quindi è necessario eh, guardare, per considerare l'eguaglianza sostanziale dei cittadini europei, guardare a, al temi del divario digitale e di come esso debba essere colmato. Un primo step essenziale è quello dell'infrastrutturazione digitale, cioè le infrastrutture su cui corrono i dati devono essere ugualmente potenti, ugualmente dotate, perché altrimenti le aree più marginali, isole, aree montane, aree interne, borghi rurali, rischiano di essere lontani o con connessioni discontinue. La eh, infrastrutturazione omogenea è la prima base su cui po poggiare una digitalizzazione del sistema, ma è una precondizione, occorre poi rafforzare le competenze digitali, rafforzare eh, la capacità dei cittadini di stare in rete attraverso eh, strumenti, computer, portatili, ma anche quello di garantire la sicurezza e la... Eh, riservatezza dei dati che circolano sulla rete. Ecco, l'approccio alla coesione digitale è un approccio complesso, articolato, ma che deve guardare all'eguaglianza sostanziale e al principio di coesione sancito dall'articolo 174 del Trattato europeo.